Come pensi la riforma della politica? Brevemente. Brevemente, la politica è uscire tutti insieme dai problemi, con una priorità a partire dagli ultimi, la spesa corrente. Basterebbe ad un certo momento recuperare tutta l'evasione fiscale e soprattutto cercare di impedire qualunque corruzione a qualunque livello. Quindi sarebbe migliorare le entrate? Certo. E l'esercizio della diplomazia, per esempio, come lo vedresti tu adesso? Come? L'esercizio della diplomazia. E la diplomazia ci vuole dei governi seri per fare la democrazia, insomma. Credibili, la credibilità all'estero, non penso che l'Italia in questo momento sia molto credibile. Quindi l'Italia nel mondo è messa male? Penso proprio di sì. Giustizia, integrazione, ambiente e energia. Direi che giustizia, integrazione. Partiamo dalla giustizia. Direi che dove c'è veramente le cause, cercare, secondo me le prenderei tutte qua per cercare insieme le cause dell'ingiustizia. Ecco, questa è una cosa che ti riguarda. Per la semplificazione verso la laicità della gente, del pensiero. È troppo importante. Io so che la nostra Costituzione, che addirittura è del 48, proprio pur essendoci anche molti componenti della matrice cattolica, tra le caratteristiche della Costituzione che è repubblica democratica e laica, cioè nella laicità tutti possono veramente essere rispettati, anche le religioni. Se non c'è, perché? Qual è il punto comune di tutti? Che apparteniamo tutti alla famiglia umana, quindi laicità viene proprio dalla radice umana. Se c'è un'ingerenza religiosa, un'ingerenza di qualunque tipo, la laicità veramente viene distrutta. Ma soprattutto laicità vuol dire rispettare il valore dell'ethos che ha ciascuno di noi, quindi nessuno può in qualche maniera imporre questa sua etica unica, quindi è la vera libertà, la laicità è la vera libertà, te lo dicevo, veramente uno dovrebbe essere un clericale, ma io un clericale non lo sono, perché prima di tutto sono uomo, poi cristiano, prete, e allora ecco la famiglia umana completa.